Martedì 30 giugno. Luca 7, 1-10. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, il Signore Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Buongiorno. Diverse volte Papa Francesco, nella sua predicazione mattutina o in altre meditazioni, ha parlato della vergogna come di una grazia da chiedere. La vergogna, ci ha detto, non è una porta chiusa, ma un primo passo verso l'incontro, una grazia da chiedere per mantenere acceso il dialogo con Dio. Eppure la vergogna non è qualcosa che ci piaccia molto, anzi molto spesso i personaggi più grandi delle storie, dei film, dei romanzi, ma anche gli uomini e le donne che nel mondo hanno più successo sono quelli che sembrano avere meno vergogna di mostrarsi, di esibirsi, di farsi vedere dagli altri. Nel Vangelo di oggi incontriamo una figura singolare. È un uomo, un centurione, quindi un soldato romano, che non fa parte del popolo di Israele, probabilmente pagano, ma è un uomo che, diversamente da tanti altri soldati, è molto apprezzato dagli anziani dei giudei, che probabilmente ammira, la cui cultura deve averlo molto affascinato, fino al punto di arrivare a fargli costruire una sinagoga per permettere a loro il culto. Eppure è un uomo che ora si vergogna di presentarsi a Gesù. Probabilmente doveva aver sentito parlare di Gesù e delle sue grandi opere. Cafarnao è un piccolo villaggio di pescatori sulle sponde del lago di Tiberiade, dove, secondo il Vangelo di Matteo, Gesù aveva iniziato la sua vita pubblica, compiendo i primi miracoli, annunciando il regno di Dio nella sinagoga. Ma la predicazione di Gesù, in maniera molto chiara, annunciava l'esigenza di un cuore capace di perdonare, di aprirsi alla misericordia, di pregare e di aiutare anche i propri nemici. Il centurione doveva aver intuito che il suo stile di vita era abbastanza in contraddizione con le parole di quel rabbino e così, per amore del suo servo, manda altri a chiamare Gesù. Questa è una vergogna che in realtà fa bene, perché permette a quell'uomo di riconoscere di aver bisogno di qualcun altro e non chiudersi nei suoi limiti e nelle sue paure, ma aprirsi a colui che lo può aiutare. È la vergogna che, invece che richiuderci su noi stessi, ci apre a tentare passi e percorrere vie sulle quali non ci eravamo mai avventurati fino ad allora. È esattamente quel primo passo verso l'incontro di cui ci parla Papa Francesco. Ma diventa tale solo in chi si lascia arricchire dall'incontro con gli altri. E infatti per il centurione è solo l'affetto di coloro che lui da tanto tempo aveva aiutato, quei giudei, gli anziani del popolo, che fa sì che il maestro, il rabbino, Gesù, possa andare da lui. Anche noi abbiamo bisogno di lasciarci raggiungere e guarire dalla grazia di Dio. E per farlo abbiamo un bisogno vitale di affrontare anche le nostre vergogne. Ma per evitare che la vergogna e il senso di colpa ci schiaccino, abbiamo bisogno di lasciarci accompagnare e guidare da coloro che il Signore ha posto sul nostro cammino perché siano dei maestri nella fede.
Allora non sarà più un problema non essere degni di presentarci al Signore, perché sarà Lui a venire da noi, sarà Lui a entrare sotto il nostro tetto, nella nostra casa. E questo è così vero che le parole stesse del centurione, di un uomo lontano dalla fede di Israele, diventano le nostre stesse parole ogni giorno nella messa. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il Signore ti doni la grazia della vergogna e ti doni fratelli capaci di accompagnarti a colui che è la nostra salvezza. Buona giornata.